Bentornati sul canale! Allora, oggi vi voglio parlare di una chicca che ho scoperto in un supermercato, anzi in un discount. Io non vado molto spesso nei discount, soprattutto in questo qui, dove mi sono ritrovata costretta ad andare perché veramente era tardi, avevo bisogno di alcune cose e ho detto vabbè, vado. E sono andata in questo discount guardando poi ovviamente nel reparto dei detersivi, dove sì, c'erano dei detersivi vabbè soliti diciamo della loro linea, più c'erano anche detersivi di marca. Mi sono soffermata su un cartello in offerta e profumatore di bucato e non solo, non mi ricordo cosa c'era, 2,89 euro, profumo di lavanda. Vado per andare a guardare, ma non era soltanto un profumatore di bucato, era un profumatore diciamo anche per tutto, quindi per pavimenti, per tessuti, per deodorare la casa e anche per bucato. Parliamo di lui, cioè non gli avrei dato 2 lire, credetemi. Spero che questa luce insomma vi piaccia. Sto cercando di sfruttare ancora alle 5 del pomeriggio la luce del giorno. Si chiama Coccolatevi. Basta. Coccolatevi è un profuma la biancheria e la casa. Lavanda alpina, inebriante per il bucato, favoloso per i pavimenti. Voi pensate che io non lo prendessi? E invece io l'ho preso. Allora, la profumazione, partiamo dalla profumazione, si chiude abbastanza bene, è molto molto fresca, sa molto di lavanda, proprio sa proprio sia di fresco che di lavanda, è di bucato pulito, quindi sono ottimi ingredienti per iniziare bene la recensione di questo prodottino, che non avrei dato appunto 2 lire. Purtroppo la luce inganna, ma è tutto con lilla, insomma lilla viola, ecco. Allora, io oggi l'ho provato per la prima volta sui pavimenti, quindi ho messo un po' di acqua tiepida, ho buttato giù un po' di questo senza diciamo stare a vedere la misurazione, perché lui consigliava 2-3 tappi per un tot di litri, no, io ho fatto un po' a occhio, così. Ha fatto la sua schiuma e ha fatto il suo dovere, cioè la casa era invasa da questo buonissimo profumo. Solo che poi ovviamente, certo, non ha avuto una durata, non sono tutti i detersivi che durano tantissimo, ma devo dire che mi è piaciuto. Ora, dobbiamo controllare e provarlo nel bucato, quindi io non so se concludere così questo video o poi recensire anche il bucato. Penso che magari ne farò un successivo video, non lo so, intanto ve lo volevo presentare. Fatemi sapere se anche voi lo conoscete, se si trova in qualche altro punto vendita, non lo so. Io l'ho trovato in questo discount che si chiama Hard Discount, ve lo lascio scritto qui sotto il video. Qui a Palermo il punto più vicino è in via Ugo l'Amalfa, quindi chi è di Palermo insomma mi potrà dare atto di questo. Quindi ripeto, non so se ne esistono altri tipi, se ne esistono altri tipi per favore scrivetelo nei commenti, fatemelo sapere, perché sono quei prodottini che fanno la differenza, che è sempre bello tenerlo sotto il lavandino, lì nascosto, perché sono veramente delle ottime opzioni, degli ottimi piano B, chiamo io. E poi sono anche curiosa di poterlo anche utilizzare come profumatore della casa, quindi là mi devo un pochettino attrezzare con un buon spruzzino, con dell'acqua, vorrei provarlo anche per profumare diciamo i divani, le tende, i tappeti, perché no? Mi stanno venendo in mente tutta una serie di idee. Comunque, intanto lo promuovo come profumatore per pavimenti, di sicuro non va
a igienizzare e a lavare. Allora, l'acqua è uscita comunque marrone, ecco. Però a livello di profumo ha fatto il suo dovere, quindi per profumare il pavimento lo promuovo. Profumazione in generale eccellente, mi piace. Intanto chiudiamo qua questa prima fase del video, quindi faremo sicuramente una seconda parte e aspettiamo la sua risposta. Di tutto il resto e aspetto le vostre risposte. Mi raccomando, se conoscete questo prodotto e sapete dove trovarlo, scrivetelo nei commenti, fatemelo sapere. E con questo vi mando un grosso bacio e ci rivediamo alla seconda parte.